Ciao a tutti ragazzi, sono il mercato del Grado Family e a quanto pare ora c'è Marcus nella nave Jericho, dove c'è il tipo del primo Chi capitolo. siete? Fuggiaschi. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. Nord. Jericho facendo Questa è domande. Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E Libertà. nascondersi solo per sopravvivere, vi sembra libertà? Gli umani ci odiano. Nascondersi è l'unica alternativa. Non esiste un posto sicuro per noi. Se gli umani ci trovassero, saremmo morti. Android. Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Capisco come ti senti, ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Vivere Diretto. nel buio in attesa di qualcosa non è la mia idea di libertà. Ti senti perso, come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Che cazzo è Lucy? Ok, Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Questa è Lucy. Distrutta sto qua. Sei tu, Lucy? È distrutta. Siediti. È lei. Beh, adesso quello l'ho messo meglio qua in mezzo. Fa vedere. Merda. Fermerò l'emorragia. È tipo il fabbro. Bevi questo. Il nostro sangue. Che roba è, scusa? Dammi la mano. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra.
quale prevarrà. Le tue scelte decideranno il nostro destino. Esploriamo Gerico. Non ci ho capito un cazzo di quello che sta succedendo. Ma che senso ha accendere fuoco in un barile? Vabbè. So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No, non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. Morta, è niente. Raga, ci sono dei pezzi. Torcia in faccia. Ma dove cazzo devo andare? Ah, devo cazzeggiare. E io posso anche accendere il fuoco, cosa serve non si sa, però... Cassa già svuotato. Ma sti pezzi di ricambio qua. Propone un piano a Simon. Ah, vogliamo andare a prendere i pezzi. Boh, ci sta. Perché no? Cazzo è Simon? Accendiamo il fuocherello. Troviamo Simon. Chissà che cazzo è. È l'unico che so il nome, quello della prima missione, Simon. North. Da quanto Da quanto tempo tempo qui? sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. All'inizio non sapevo dove andare. Gerico sembrava un posto come un altro. Qual era la tua funzione prima? Perché lo chiedi? Niente. Chi ha scoperto Gerico? Nessuno lo sa più. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Boh, il mio fra. Niente, avevamo subito il rapporto buono, poi dopo è andato tutto a puttane con una serie senza più puntate. Signore, che cazzo è Simon però? Accendiamo anche questo, cazzo devo dire, accendiamo tutti. Ma che cazzo? Ma quando lo accendi arriva la gente, per quale cazzo di motivo? Scusa. Propone un piano a Simon. Ah, ma era lì in mezzo Simon, vaffanculo. Però ho visto che prima c'è qualcosa qua, quindi facciamo qua prima. Ma è un umano, un bambino. O è un androide bambino? Esistono gli androidi bambini? No.
L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Prima che lo trovassimo. Esistono anche gli androidi bambini. Se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. Ci sta. Vabbè, parliamo con Simon, dai, andiamo lì a fottere i pezzi. Simon. So dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Addirittura Jericho, cioè proprio tutti. Ci sto. Vai. Comandiamo l'armata con Marcus. 100% completato. Perché sta aria? Vabbè, non capito del cazzo. Potevo fare tutto benissimo. Vabbè, ragazzi. Mi raccomando di mettere un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.